Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Come avrete già letto dal titolo, questo qui sarà un nuovo vlog e sto cercando di fare la intro più corta possibile. E devo anche ricordarmi di concludere il vlog stasera stesso, perché sono tre volte che provo a girare un vlog, poi puntualmente mi scordo di concluderlo e continuo a registrare ad oltranza per una settimana e puntualmente vengono fuori 17 ore di girato no sense che finiscono sempre alla munnezza. Comunque, come vi stavo dicendo, nuovo vlog. Oggi è lunedì 20 febbraio, sono quasi le 5 e mezza ed è il mio giorno libero e volevo passarlo insieme a voi. Ci sono con noi mia sorella e il mio nipotino, sono venuti qualche giorno qui per stare insieme a noi, anche se attualmente non ci sono perché sono usciti insieme ai miei. Comunque adesso vi inserisco qualche clip di me che do fastidio, che infastidisco mio nipote. Io lo amo, è un patatone, ma adesso non lo vedevo da qualche settimana. Purtroppo mia sorella, non abitando qui vicino a noi, abita ad un'oretta abbondante, non riusciamo a vederlo proprio quotidianamente, quindi ogni volta che riesco a vederlo me lo prendo, me lo spupazzo, me lo sbaciucchio, anche a costo di farmi odiare, ma la vita è così, è ingiusta, non possiamo vederci sempre, quindi quando ci vediamo ti prendi tutte le mie attentions. Mi sono appena vestito, mi sono messo la tuta, una t-shirt nera, perché volevo approfittare del fatto che non sta facendo freddo per andare a fare una bella camminata. Mi faccio partire il pedometro dall'Apple Watch e vado. Per stasera non so cosa farò. In realtà ero rimasto d'accordo con Serena che ci saremmo visti stasera, andavamo a bere una cosa tranquilla. Il problema è che è da stamattina che non mi risponde al telefono. Se entro qualche ora continua a non rispondermi, credo che le manderò i pompieri a casa per vedere che fine ha fatto. Ma comunque vi aggiorno dopo sul da farsi, vi dico quello che farò. In cucina con Demon, in cucina con Demon, Allora raga, visto che non sapevo cosa prepararmi per merenda, ho deciso di farmi un pancheccone enorme, ne faccio uno solo, e dentro ci metterò nell'impasto anche queste proteine della Pesoforma, che non sono mie, mi sa che le ha comprate mamma, però le mie le ho finite, alcune le ho proprio buttate perché stavano nel mobiletto da anni, se non sbaglio erano di Prozis. Comunque ci metterò anche tipo un cucchiaio di questo, vedrò, un ovetto, un pochettino di latte, un pochettino di farina, tanto raga, cioè lo faccio qui dentro, proprio un impasto micro e mi muovo anche perché sono in ritardo. Allora raga, ho messo un ovetto, un pochettino di latte, non molto ma non l'ho pesato, ho fatto a occhio, un cucchiaio di farina, un mezzo cucchiaino di lievito dolcificato con un pochettino di miele e ho messo, come vi dicevo, anche un cucchiaino piccolino di proteine in polvere, quindi nulla, questo è l'impasto. E nada, che Dio ce la mandi buona, perché con gli impasti improvvisati non si sa mai. Come topping, una bella cucchiaiata di questo dessert proteico gusto peanut butter and banana. Ed ecco qua, è uscita un po' una cagata perché andavo di fretta, ma sono sicuro che sarà buonissimo. E sopra ci ho messo anche qualche drizzle, insomma una scacazzata di crema al cacao della Rigoni d'Asiago. Mi è uscita più una frittata più che un pancake, però è buono. Mangio in piedi come i cavalli.
Allora, raga, questo è un punto dove quando vado a passeggiare passo sempre, perché essenzialmente è una strada sfrattatissima, quindi praticamente le macchine non passano, o se passano ma ne è tipo una ogni mezz'ora. Riesce in un punto un pochettino pericoloso, perché riesce in un punto dove ci sono diversi sbocchi, diverse uscite, e la gente, lo sapete, cioè vanno come i pazzi forsennati con la macchina. Lì c'è da fare un po' d'attenzione, però questa strada così infrattata dura per un paio di chilometri, vedete, cioè praticamente sono case, tutte erbe. Così, praticamente mentre stavo scendendo da casa mi sono accorto che mi sono caduti i filtri per fare le sigarette dalla tasca. Non avevo programmato un pit stop in tabaccheria, ecco una macchina. Però vedete quanto tempo è passato prima che ne passasse una? Comunque vedete, raga, è una passeggiata proprio tranquilla, tranquilla, perché dopo più di 2 anni dove non ho fatto quasi più nulla in termini di attività fisica, è impensabile rispararsi subito 30 chilometri come facevo prima. E quindi semplicemente the art of showing up, l'arte di mostrarsi, di presentarsi. Mi faccio 3 chilometri? Benissimo, sono sicuramente pochi rispetto a quelli che facevo prima, ma la differenza sta tra il farli e il non farli. Potevo starmene a casa buttato sul letto, invece mi sono messo le scarpine e mi sono detto vai e faccio una bella camminata. Quindi the art of showing up. Comunque raga, io avevo detto che qua non passavano le macchine, di solito non ci passano. Mi metto davanti a questi bellissimi fiori, di solito non ci passano, però siccome devono sempre contraddirmi, oggi stanno passando 50.000 macchine. Raga, praticamente questo è il punto che vi dicevo da cui riesce quella strada. Vedete quanti imbocchi ci sono, la gente che arriva. Se non fai un po' d'attenzione rischi veramente che ti ficcano sotto, però insomma basta fare le cose col cervello e evitiamo le tragedie. 2 hours later. Siamo appena tornati. Io alla fine mi sono sparato 7 chilometri. Praticamente mi sono fermato per prendere un caffè e c'era in un bar, c'era una cameriera, cioè proprio scortese da morire. Mi sono seduto e si è avvicinata con 100 menù, quando comunque la proprietaria mi aveva visto. È un bar dove vado sempre e la proprietaria comunque sa che io quando vado è caffettino, sigarettina e me ne vado. E questa era scandalizzata quando io gli ho detto no, guarda, prendo solo il caffè, non voglio nulla da mangiare. Questa per forza che voleva piopparmi qualcosa da mangiare. Quando le ho detto di no, che volevo solo il caffè, ho fatto proprio una faccia tipo ok, così. Era veramente maleducatissima. Mi sono girate un po', ma tanto alla fine, cioè non valeva la pena mettersi lì a fare questione. Per cena mi preparo tipo mac and cheese, tarocchi proteici, un po' light. Uso i fusilli freschi di farina di lenticchie di Amo Essere Veg. E ci mettiamo dentro tipo una di queste, un po' di formaggio spalmabile, non lo so, mo vedo, sto inventando, strada facendo. E poi ripassiamo tutto nel fornetto lei. Questa in realtà è una friggitrice ad aria, però può fare anche da semplice fornetto. Allora raga, sto uscendo, alla fine è venuta a prendermi Serena, sono riuscito a mettermi in contatto, era viva. E nulla, non so dove andiamo, ma comunque mi ha già detto un'oretta così perché è stanca e domani mattina ha da fare. Dai, ci vediamo dopo, vi faccio vedere cosa ci prendiamo al bar. Sto piena di pare, ti saluto in stazione, ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare noi due stretti per ora. Caffettino e amaro del capo e concludiamo la serata in bellezza. 3 hours later. Allora raga, sono appena rientrato, sono le 2:15 più o meno, sono stanchissimo, ma adesso mi mangio un pacchettino di crackers perché sto morendo di fame. Tra la fine per cena era un piattino di pasta e non ha retto botta, non ha mantenuto botta. Questi praticamente sono i crackers al riso nero e semi di lino della Doria, sono buonissimi, veramente buonissimi. Adesso me li pappo. Comunque porto la maglia di Britney, questa qui praticamente me la
riportata serena dall'America, perché si è fatta le vacanze di Natale in America ed è, se non sbaglio, di Macy. Vabbè, comunque la giornata è finita, quindi il vlog lo concludo qui, così domani mattina me lo monto e lo carico direttamente. È stato un vlog piccolino, carino, piccino picciò, così tanto per inzuppare il piedino nell'acqua, visto che era un po' di tempo che non ne facevo uno. Ecco, ci ho provato ma non riuscivo mai a concluderli essenzialmente, quindi venivano delle cose atroci, senza senso, clip fatte 2 giorni prima, 2 giorni dopo. Comunque io, come al solito, spero che il vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un pochettino di compagnia. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commentino, iscrivetevi al canale. Come sempre vi ricordo: meno stress, più stress, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Woohoo!